Benvenuti o bentornati nel canale. La pratica di oggi sarà concentrata sul nostro quarto chakra, Anahata, quindi il centro energetico posto indicativamente nella zona al centro del torace in corrispondenza del nostro cuore ed è il chakra preposto al buon funzionamento della ghiandola del timo, ossia la ghiandola che garantisce un buon funzionamento del nostro sistema immunitario. Quindi la ghiandola responsabile anche della produzione dei linfociti T. In questo particolare periodo che stiamo tutti vivendo, quindi è importante riportare attenzione e cura al proprio corpo, sospendere per un attimo questo flusso di pensieri incessanti che ci porta a perdere la connessione con il nostro spirito, il nostro centro, il nostro respiro, la nostra persona. Dovremmo quindi cominciare ad utilizzare questo tempo che abbiamo a disposizione per poterci riconnettere con noi stessi, con la nostra vera essenza, rimanendo magari appunto più isolati, in silenzio, distaccati dalla frenesia quotidiana e dai mille impegni che normalmente fanno sì che la nostra mente sia continuamente occupata e noi davvero nella società moderna non riusciamo più ad avere un contatto reale con noi stessi. Quindi questa pratica rivolta appunto non solo al nostro corpo e a un buon funzionamento e reazione del nostro sistema immunitario, vuole anche riconnetterci profondamente con il nostro cuore, con il nostro potere di sentire, amare profondamente noi stessi e gli altri in maniera incondizionata. Per questa pratica potremo aver bisogno ovviamente oltre che del nostro tappetino, magari di due mattoncini o blocchi di supporto, come sempre, e che sono sostituibili comunque, come vi dico spesso, con libri, cuscini o coperte. Quindi iniziamo subito questa pratica. Possiamo sederci appunto su dei cuscini o sul nostro blocchetto da portare proprio in linea con il nostro coccige, in modo da permetterci di aprire anche il nostro bacino in maniera più semplice e più confortevole. Ci posizioniamo in una posizione che per noi sarà comoda e che può permetterci di mantenere la nostra spina dorsale, la nostra colonna ben dritta, in modo da permettere il passaggio di energia e calore attraverso proprio il nostro canale energetico principale. A questo punto portiamo l'attenzione al nostro respiro, al nostro interno, chiudiamo pure gli occhi, appoggiamo le nostre mani o sulle ginocchia, se questo ci permette magari di tenere le spalle un pochettino più morbide e basse e il torace ben aperto, altrimenti possiamo portare le nostre mani nel mudra del loto, quindi il mudra è il gesto, il sigillo che per eccellenza viene associato al nostro quarto chakra, Anahata. Quindi semplicemente andiamo ad avvicinare i polsi fra di loro e portiamo a contatto i polpastrelli del mignolo e del pollice. Le altre dita rimangono morbide, aperte, proprio a formare, a visualizzare, creare questo fiore di loto che andremo a far crescere, che andremo a nutrire con il nostro respiro e il nostro amore, proprio posizionandolo al centro del nostro cuore. Quindi dedicheremo questo respiro, questo sentire, proprio a questo seme che andrà a sbocciare, a crescere al centro del nostro petto. Iniziamo ad inspirare ed espirare profondamente, liberamente. Cerchiamo di sentire se abbiamo più bisogno di trattenere aria, quindi inspirando e portando ossigeno fin sotto il nostro ombelico,
O se invece in questo momento abbiamo bisogno di prolungare il nostro respiro, lasciando uscire ogni tensione dalla nostra mente, dal nostro corpo. Proviamo per un attimo a controllare i nostri pensieri e la nostra mente. Osserviamo con distacco tutto quello che in questo momento può passarci di fronte: immagini, suoni, pensieri ricorrenti. Così come essi arrivano e si manifestano, allo stesso modo, senza forzature, potranno andarsene. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Sentiamo l'ossigeno e l'energia scorrere lungo la nostra spina dorsale. E ora portiamo attenzione e amore al nostro loto. Cerchiamo di farlo aprire, crescere e pulsare al ritmo del nostro cuore. Inspirando proviamo a percepirne il profumo, l'odore, ed espirando cerchiamo di trasmettere il nostro amore, il nostro nutrimento ai suoi petali. Petali morbidi, vellutati, bianchi, candidi, con piccole sfumature venature rosa. Proviamo ad osservarlo contro luce e guardiamo queste sfumature e queste venature che richiamano un po' i nostri polmoni, le nostre vene, il nostro corpo. E per un attimo sentiamoci parte del macro e microcosmo. Siamo composti dalla stessa materia di una roccia, delle stelle, del terreno e di ogni altra creatura vivente, di questo stesso fiore che pulsa e si apre e splende davanti al nostro cuore, al nostro torace. Ne inspiro l'essenza. La faccio scorrere con l'espiro in tutto il mio corpo. Inspiro e cerco di trattenere questa immagine, questi colori e questi suoni al mio interno, in questo luogo sicuro dove potrò accedere ed ammirare nuovamente il mio fiore tutte le volte che ne avrò bisogno. Ed espirando sciolgo le mie mani e le riporto a contatto con le mie ginocchia. Inspiro, sollevo un pochettino le spalle ed espiro, le faccio scendere in basso e di nuovo continuo ad occhi chiusi. Inspiro, sollevo le spalle, le avvicino alle orecchie. Ed espiro, le scapole si incontrano dietro la mia schiena e giù scendo verso il basso. Di nuovo inspiro, salgo con le spalle verso le orecchie. Espiro, congiungo le scapole dietro la schiena e giù con le spalle. Vado ad aprire bene il mio torace. Ora riapro lentamente gli occhi e percepisco cosa è cambiato nel mio corpo, nel mio respiro. Posso ovviamente lasciare andare ora il mio blocchetto e il mio cuscino e andiamo a portare di nuovo le mani alle ginocchia. Se voglio cambio l'incrocio delle gambe. Inspirando porto il torace in avanti. Sollevo lo sguardo al cielo ed espirando indietro con la schiena, mi curvo vertebra dopo vertebra
indietro, indietro, indietro con la schiena e avvicino il mento allo sterno. Ancora una volta inspiro, mi allungo, mi apro in avanti, indietro, in basso con le spalle, allungo il collo in cima, cresco verso il cielo ed espiro, riporto questa essenza al mio interno. Ancora una volta inspiro, mi apro, mi allungo, cresco verso l'alto ed espiro, torno. Resto un attimo in questa posizione di chiusura, di pace. Ed inspirando, posizione neutra. Ci portiamo in posizione quadrupedica sul nostro tappetino. Apriamo le ginocchia alla larghezza del tappeto, piedi uniti fra di loro. Vado a sedermi sui talloni, portando in avanti le braccia. Se questo è ancora troppo difficoltoso, posso, come sempre, portare un mattoncino, un cuscino fra i miei glutei e i talloni, in modo da riuscire ad entrare nella posizione in maniera più confortevole. Scelgo quindi la variante che più sento mia e che più può essere utile in questo momento. Non vado mai a forzare il corpo. Una volta trovato il mio limite, il mio equilibrio, provo ad entrare nella posizione. Vado ad appoggiare la fronte, se riesco al tappeto oppure a un cuscino. Inspiro ed espiro profondamente. Inspiro, allungo, scorro, scivolo con le mani in avanti ed espiro, schiaccio i glutei ai talloni. Approfitto di questo momento con me stesso per ritrovare un attimo di serenità e di calma. Lascio di nuovo scorrere i pensieri davanti a me senza attaccamento o giudizio. Lascio che con ogni espiro se ne vadano e libero la mia mente. Inspiro, percepisco lo spazio lungo la mia colonna. Il contatto dei miei polpastrelli con il terreno ed espiro, mi abbandono alla forza di gravità. Proteggo i miei centri energetici principali, la mia mente, il mio cuore, il mio stomaco, la mia pancia. Sono al sicuro, sono a casa. In questo momento niente e nessuno può disturbare il mio spazio di pace. Perché la pace sono io, è interiore. Inspiro, mi riporto in posizione quadrupedica, quindi di nuovo apro le mie gambe alla larghezza delle anche, le ginocchia sotto le anche, i polsi sotto le spalle. Iniziamo con qualche movimento che andrà appunto nuovamente a aumentare la flessibilità della mia colonna. Quindi inspirando il movimento parte dalla coda, dal basso, porto il mio sacro verso l'alto, vado a formare una conca con la mia schiena come a voler raccogliere dell'acqua e infine spingo indietro le scapole e vado a sollevare il viso verso l'alto. Espirando, il movimento di nuovo parte dal mio sacro che questa volta scende e punta verso il terreno. Srotolo vertebra dopo vertebra, spingo forte con le mani il tappeto lontano da me e infine avvicino il mento al mio sterno. E di nuovo inspiro ed espiro. Continuo questo movimento come l'onda del mare. Quando inspiro cerco di aprire il più possibile la zona del mio sterno, del mio torace, spingo indietro con le spalle, apro la gola, apro il respiro ed espirando riporto questo spazio al mio interno. Inspiro e il mio torace è inondato da una luce verde smeraldo
espiro, catturo la luce, la porto al mio interno. Ancora una volta, inspiro, resto, apro ed espiro, torno in posizione neutra. Da qui punto i piedi, rimango con le ginocchia un pochino piegate, sollevo il mio coccige verso l'alto e vado nel mio primo Adho Mukha Svanasana. Resto con le ginocchia piegate perché al momento ho intenzione solamente di distendere e allungare bene la mia schiena. Cerco il contatto tra la mia pancia e le mie cosce, apro bene le dita delle mani e provo a sprofondare, a sciogliere il mio cuore verso il terreno. Spingo bene, allungo lo spazio sotto le mie ascelle. Faccio sì che le mie ascelle si guardino, quindi vado a spingere un pochettino con le spalle. E sto da qui, provo a stendere una gamba dopo l'altra. Con lo sguardo cerco il mio ombelico e creo il movimento liberamente. Se voglio posso ruotare anche un pochino il bacino a destra e a sinistra per accompagnare il movimento. Creo spazio, lascio fluire l'energia, vado a far circolare sangue e ossigeno nel mio corpo. E da qui resto, guardo fra le mani, mi sposto davanti in panca. Quindi cosce, glutei e addome sono attivi per non collassare in questo modo. I talloni puntano verso terra, i polsi sono esattamente sotto le spalle. Resto qui e vado a creare del calore interno, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro. Lentamente, piano, vado a piegare i gomiti, li stringo verso il mio torace, scendo giù in Chaturanga. Resto ancora e infine mi distendo con tutto il corpo sul mio tappetino. Porto i gomiti sotto le mie spalle e sollevo, spingendo con il pube verso terra e contraendo i glutei, la mia schiena, il mio torace, mi porto nella sfinge. Anche qui vado ad avvicinare le scapole dietro la mia schiena, spingo indietro, le mani e gli avambracci spingono bene forte a terra, i glutei sono attivi, i muscoli della schiena lavorano e mi permettono di aprire, respiro, cuore, torace. Lascio entrare ossigeno, porto qui la mia attenzione, tutte le mie energie interne, vado a muovere, a far roteare, circolare tutta l'energia presente in anata. Espirando torno giù fronte al tappeto, porto le mani dietro la schiena, le incrocio, lascio a contatto solo i due indici, stringo bene le dita fra di loro e di nuovo attivando glutei, cosce e muscoli dorsali. Inspirando salgo, spingo forte indietro con le mani, indietro, indietro, indietro e sollevo il mio torace, apro bene. Inspiro forte, apro. Sento l'energia pulsare al centro del mio cuore. Ed espiro, scendo giù piano, fronte al tappeto, mani sotto le spalle. E vado di nuovo in balasana, mi sollevo e vado a sedermi sui talloni. Questa volta lascio chiuse le gambe. Ginocchia a contatto, dorso dei piedi a terra. E mi allungo in avanti, vado a bilanciare tutte queste posizioni di flessione e allungo bene i muscoli della mia schiena, percepisco lo spazio che si è creato, il calore che si sta diffondendo nel mio corpo. Provo anche a percepire se è cambiato qualcosa a livello della mia respirazione. Se sento le narici o i canali respiratori più liberi,
mio inspiro e del mio espiro sono più lunghi, meno frenetici e più rilassati. E da qui mi riporto in quadrupedia e vado nel secondo Adho Mukha. Questa volta provo a stendere entrambe le gambe dove è possibile verso terra. Anche qui, se ho difficoltà, posso portare dei blocchetti da posizionare magari dietro i talloni, in questo modo, per mantenere comunque la schiena ben allungata. Quindi ciascuno nuovamente può ricreare la variante più adatta. Creo spazio fra le mie scapole, guardo il mio ombelico, inspiro ed espiro e da qui di nuovo mi porto in panca, scendo di nuovo chaturanga, questa volta vado a portare il dorso dei piedi a terra e scivolo in avanti, sollevo il busto, i glutei sono attivi e cerco di sollevare anche le cosce dal mio tappeto. Inspiro ed espiro e mi porto in Urdhva Mukha. Apro bene il torace, la gola allo sterno. Cresco fiera verso l'alto. Piano piano punto di nuovo i piedi e mi riporto in Adho Mukha. Sto qui, calmo il respiro. E adesso andremo a ripetere questa sequenza altre due volte. Inspiro, quindi panca, chaturanga, dorso dei piedi a terra, attivo bene le cosce, le dita dei piedi e mi sollevo verso l'alto. Inspiro ed espiro Adho Mukha. Sto qui, tre respiri profondi. Inspiro di nuovo, panca, chaturanga, Urdhva Mukha. E Balasana, torna indietro, allungo la schiena, controbilancio la mia posizione, fronte a terra, porto l'attenzione al mio interno. Vado ad onorare questo momento di connessione profonda con me stesso. Inspiro, mi riporto in posizione quadrupedica. Da qui punto i piedi Adho Mukha, sollevo la gamba sinistra verso l'alto e porto il piede sinistro fra le mani, scendo a terra con il ginocchio destro e il dorso del piede che poggia a terra. Qui semplicemente vado a cercare il contatto della mia pancia con la mia coscia. Posso usare come sempre dei supporti in caso di necessità, se ancora non riesco a raggiungere con le mie mani il mio tappeto. Quindi non c'è fretta, è semplicemente il vivere e il godersi il momento presente nel rispetto di se stessi. Inspiro, allungo bene, apro il torace, salgo con il busto e con le mani verso l'alto, apro le mani a candela, apro di nuovo, spingo il mio torace in avanti, apro, se riesco fletto il collo e cerco il cielo. Inspiro, torno, espiro, ruoto a destra e di nuovo cerco di aprire il torace verso l'alto e verso destra. Il twist parte dalla mia pancia. Se voglio posso appoggiare il braccio sinistro sul ginocchio e cercare, sollevando la gamba a terra, il piede con la mano. Torno al centro, inspiro, punto i piedi e mi riporto in Adho Mukha. Sto qui, percepisco se avverto differenze tra il lato destro e sinistro del corpo. E questa volta inspiro su con la gamba destra, porto il piede fra le mani e giù gamba sinistra. Anche qui scelgo se utilizzare dei supporti o meno. Sto qui, ritrovo il contatto della mia pancia con la mia coscia.
Al prossimo inspiro, piedi ben a contatto col pavimento. Inspiro, sollevo il busto, sollevo le braccia e apro a candelabro, espiro, guardo verso il cielo. Inspiro, allungo verso l'alto, cresco. Espiro, ruoto a sinistra. Di nuovo il twist parte dalla pancia e il torace e il petto si aprono verso sinistra. Provo a capire qui come il respiro, come l'aria scende nella mia gola, nei polmoni, in questa posizione. Come il flusso di energia e di ossigeno si adatta al nostro corpo, ai canali. Di nuovo posso poggiare, se voglio, il braccio al ginocchio e cercare il mio piede sinistro con la mano. Inspiro, torno, mani a terra, adunca nuovamente. Sto qui, posso camminare nuovamente sul posto, se ho bisogno di sciogliermi. Ok. Da qui al prossimo inspiro mi riporto in panca, chaturanga. Questa volta mi poggio con le cosce a terra, dorso dei piedi a terra e sollevo il mio busto. Vado in un piccolo cobra o, se voglio e ho già una buona flessibilità nella colonna, allungo le mani un pochettino in avanti e le distendo completamente. Percepisco il contatto della mia zona pelvica, delle mie cosce, del dorso dei miei piedi con la terra. E cresco verso l'alto con il cuore, il respiro e la testa verso il cielo. Qualsiasi sia la mia variante, respiro profondamente. Ed espiro lentamente, torno. Da qui ci andiamo a distendere sulla nostra schiena lentamente. In questo modo. Le ginocchia sono piegate, i piedi sono ben piantati a terra, le mani si avvicinano ai talloni dove è possibile. Le ginocchia si guardano leggermente, quindi posso chiudere leggermente le punte dei piedi verso l'interno. E al prossimo inspiro spingo forte con le mani e i piedi a terra, attivo i glutei e le cosce e mi sollevo per un mezzo ponte. Sto ferma e dritta con la testa, guardo in alto o chiudo gli occhi. Posso scegliere di posizionare un blocchetto sotto i glutei all'altezza che desidero o altro supporto per rendere più morbida la posizione, quindi ad evitare di andare ad intensificarla troppo. Sto qui, inspiro ed espiro. Quello che vado a fare è di sollevare il torace di nuovo verso l'alto e avvicinarlo al mio mento, allo sterno che si avvicina al mento. Sono ferma con la testa. Ed espiro giù, torno a terra e resto un attimo in ascolto del mio corpo e del mio respiro. Inspiro di nuovo, contatto col terreno, cresco verso l'alto. Sento distendersi anche il mio psoas, piriforme, i muscoli delle cosce, tutta la parte anteriore che si distende, si alza, si apre, cattura energia ed espiro, riporto schiena e glutei a terra, avvicino le ginocchia al petto e mi abbraccio. Posso dondolare leggermente a destra e a sinistra, in questo modo.
Da qui pian pianino mi riporto seduto. Ok, sto qui. Perfetto, piego le ginocchia, a cavallo la gamba destra sopra la sinistra e faccio scivolare lentamente le gambe verso sinistra. Guardo a destra. Di nuovo in questa posizione, in questo twist, provo a percepire il mio respiro che entra comunque nel mio corpo liberamente. Si adatta alle forme, alle curve, non oppone resistenza. Da qui riporto le gambe verso l'alto, la tibia sinistra va a terra, piede destro scavalca il ginocchio sinistro e si pianta bene sul tappeto. Io vado ad inspirare, a crescere con le mani verso l'alto e espiro, twist a destra con i polpastrelli che sostengono la mia schiena e permettono di aprire di nuovo il torace verso l'alto, gomito sinistro oltre il ginocchio, leggera pressione e di nuovo twist. Inspiro, torno al centro, sciolgo la posizione, cambio, questa volta è la gamba sinistra che incrocia sulla destra e lascio di nuovo cadere le mie gambe a destra, a sinistra con lo sguardo. Ricerco lo stesso percorso del mio respiro anche da questo lato. Cerco di creare la stessa sensazione. Equilibrando le mie nadi, i miei canali energetici, destro e sinistro, lo yin e lo yang del mio corpo. Allungo bene il fianco ed inspiro su con le gambe, di nuovo porto questa volta la tibia destra a terra, il piede sinistro è ben ancorato al tappeto. Inspiro su verso l'alto, twist a sinistra. La mano mi sorregge, i polpastrelli spingono e sollevo bene la schiena verso l'alto. Apro il torace e il mio gomito va a creare una leggera pressione sul ginocchio per permettermi di crescere di nuovo ed aprirmi verso l'alto. Ritrovo il contatto col mio centro, con le mie viscere e sento il mio cuore pulsare, libero e forte. Inspiro, torno al centro e sciolgo. Benissimo. Da qui ci portiamo un attimino sul lato lungo del tappeto, in questo modo, e andiamo ad avvicinare la gamba, piegandola a sinistra, con il piede verso la coscia, verso l'inguine destro. Inspiro, mi sollevo in alto, in alto, in alto, in alto con le mani, ed espirando porto l'avambraccio destro verso terra, palmo della mano verso l'alto, espiro, cerco di aprire bene di nuovo il mio torace, quindi tutta l'apertura e lo spazio che ho creato nella mia pratica la vado di nuovo a portare anche in questo asana, su con il braccio sopra la testa e mi allungo. Quindi spingo indietro la spalla fin dove è possibile. Se voglio e ho già una flessibilità buona, posso cercare con la mano sinistra il mio piede, senza chiudermi però, mantenendo questa apertura. E quindi beneficerò di questo aggancio per aumentare la torsione e aprirmi verso l'alto. Allungo bene tutto il mio fianco sinistro. Inspiro.
respiro, mi sollevo, torno al centro e cambio. Piego la gamba destra, distendo bene la sinistra, il piede bene che sia comunque flesso e puntato verso l'alto. Inspiro, cresco, cresco, cresco ed espiro, l'avambraccio si affianca al mio polpaccio, cerco spazio nel torace, indietro con la spalla e giù mi allungo, questa volta verso sinistra. Sento allungare tutto il mio fianco destro, la pelle, sento il braccio che si allunga, lo spazio sotto la mia ascella, la cassa toracica che si apre e risuona con il mio respiro, con la mia energia vitale, con il mio ritmo. Inspiro, torno al centro. Ok, da qui ci portiamo di nuovo in Dandasana, nella posizione del bastone. Inspiriamo profondamente, su con la schiena, gli ischi ben piantati al terreno, ed espirando mi allungo in avanti, distendo bene tutti i muscoli della schiena, cerco le mie tibie, le mie caviglie. Posso utilizzare una cinghia da arrotolare sotto i piedi, l'importante è che la mia schiena sia lunga, in avanti, protesa, e che il mio addome vada ad avvicinarsi alle cosce. Quindi qualsiasi sia in questo momento la mia posizione, cerco questo allungamento, questa crescita in avanti. Morbido il collo, abbandono la testa. Inspiro, torno. Ci andiamo a stendere di nuovo sul nostro tappeto e ci prepariamo a qualche istante di rilassamento finale in Shavasana. Quindi possiamo scegliere di coprirci o di poggiare dei cuscini sotto i nostri polpacci, la nostra testa, i nostri talloni, oppure semplicemente abbandonarci così come siamo a questo istante, palmi delle mani rivolti verso l'alto, liberi e in accettazione. Le punte dei piedi cadono morbide verso l'esterno, le spalle ben aderenti al suolo. Inspiro ed espiro, riporto consapevolezza al mio interno, al movimento fluido e incessante del mio respiro, al crescere e all'abbassarsi della mia cassa toracica, al pulsare del mio cuore, e resto in ascolto tutto il tempo necessario a percepire come questa pratica ha modificato, rivitalizzato e abbracciato tutto il mio corpo. Spero di rivedervi al prossimo video. Namaste.